Buongiorno a tutti. Dopo un periodo fermo a causa del meteo e delle varie feste, si riprende la nuova stagione dell'oro. Oggi per me è una prima uscita per recuperare un po' la forma fisica, quindi non vedete nulla di nuovo, ma vi spiego alcune cose che abbiamo deciso di fare in questo periodo. Quest'anno le mie esplorazioni le farò principalmente in Valle Antrona. È una delle sette valli dell'Ossola. La Vall'Ossola è un'ampia vallata che si trova nel nord del Piemonte e confina con la Svizzera. Due di queste vallate le ho già esaminate attentamente negli anni passati, potete vedere i miei vecchi video, con ottimi risultati di ritrovamenti di oro e anche altri minerali. Ma la caratteristica fondamentale che sarà per quest'anno è che ho deciso di fare delle uscite open. Cosa vuol dire open? Vuol dire che, oltre a condividere i video come ho fatto negli anni passati delle mie avventure nelle altre vallate, darò la possibilità a chi me lo chiederà di provare queste avventure indimenticabili in questa meravigliosa Valle Antrona alla ricerca dell'oro. Quindi immaginatevi in mezzo alla natura, in posti incontaminati, con questi paesaggi mozzafiato, con la speranza di scoprire un tesoro nascosto. Non importa se non avete mai cercato l'oro prima d'ora, l'importante è la voglia di mettersi in gioco, la voglia di provare questa nuova sfida per voi. Quindi non lasciatevi spaventare dall'incertezza del risultato finale, ma godetevi il viaggio e le emozioni che questa esperienza vi regalerà. Essere proprio come dei pionieri. Primi sopralluoghi li ho fatti, tanto per capire le differenze più significative tra questa vallata rispetto agli altri che ho già visitato. Con l'aiuto del satellite ho iniziato a segnare i vari punti dove fare i sopralluoghi. Ho consultato il database dell'oro in Italia, se c'era già segnato qualche località o alcuni torrenti con la presenza dell'oro. Con il minimo indispensabile di attrezzatura ho iniziato a fare i primi assaggi. Ho iniziato a scavare in punti dove il materiale era ben imbricato e che presentava le caratteristiche che cercavo in un torrente. Quindi eseguo i primi assaggi del materiale raccolto, valutandone appunto il risultato.
Ovviamente questo non è il periodo giusto, ma mi sono voluto portare avanti, e quindi con un po' di caldo e un buon caffè fatto con la moka, tanto per rigenerarsi un po' da questo freddo pungente. E poi si riprende fino a raggiungere lo strato isolante del letto del fiume per avere una quadra, diciamo, su cosa mi aspetta nei vari strati fino ad arrivare allo strato finale. Questo è quello che ci si aspetta in Valle Antrona, ma non ci sarà solo quella vallata. Per quest'anno, oltre alla Valle Antrona, ci saranno anche altre spedizioni particolari già programmate e anche tecniche nuove di ricerca e avventure uniche. Comunque, scrivete nei commenti sotto cosa vorreste vedere con i prossimi video. Ho già circa 10 titoli da portare sul canale, ma sono da realizzare e sviluppare. Se volete qualche video specifico, chiedete pure sotto. Non so, il valore del rubino che mi ha tagliato Matteo Berto, che è molto interessante, dove trovare la giada sul Ticino, anche se per il momento, per motivi di riservatezza, non posso dirlo, magari più avanti, per il momento non posso. Parlo dei corindoni? Parlo dell'oro? Voglio essere più interattivo con voi, quindi molte scelte le farete voi, perché magari io molte cose le do per scontato. Oppure fare anche un canale Telegram per essere più, appunto, interattivi con voi. Da poco nella mia squadra, diciamo da dicembre, si è unita anche un'intelligenza artificiale. Anche questo potrebbe essere interessante farci un video per come la utilizzo io per quanto riguarda la ricerca dell'oro. Sono sempre stato appassionato di tecnologia e ho cercato di utilizzarla al massimo delle sue potenzialità per la ricerca dell'oro. Sono orgoglioso di essere stato un pioniere nell'utilizzo di queste nuove tecnologie per il mio scopo, anche se alcune delle quali sono stati dei fallimenti. Però, tuttavia, anche in questi casi è importante cercare di imparare da queste esperienze e trarne il massimo vantaggio. Anche oggi nel mio giro ho fatto un fallimento, nel senso, speravo di trovare qualche giada. Il problema è che è pieno di foglie per terra e quindi tutte le zone in cui ci sono le pietre sono completamente coperte, e quindi è una grandissima perdita di tempo cercare il punto esatto. Detto ciò, vi ringrazio di aver visto il mio video fino alla fine, spero che sia stato di vostro gradimento, e se ti è piaciuto, perché non ti iscrivi al mio canale? Tanto non ti costa nulla. Troverete contenuti simili nelle mie prossime pubblicazioni e quindi non vedo l'ora di condividere con voi tante altre mie belle esperienze. Ricordatevi che è facile iscriversi, basta cliccare sul pulsante iscriviti e poi avete di fianco una campanellina, cliccate anche quella, vi serve per ricevere le notifiche per quando usciranno i miei video. Detto ciò, io vi saluto e la nuova stagione incomincia. Ciao a tutti!